L'articolo 1325, i requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge, sotto pena di nullità. Mancando uno di questi requisiti, il contratto è nullo. Già li abbiamo visti questi requisiti, li abbiamo chiamati nel negozio giuridico, elemento essenziale del negozio giuridico. Qua qualcuno si presenta in maniera un po' diversa, qualcuno in più. La volontà abbiamo visto che è l'accordo. Per quanto riguarda invece la causa, la causa già l'abbiamo vista, è quella di cui abbiamo parlato nel negozio giuridico, dovrete vedere la causa astratta, la causa concreta. La forma, quando risulta che è prescritta la legge a pena di nullità, già abbiamo visto che in realtà che anche per il contratto una forma ci vuole, perché la dichiarazione contrattuale deve essere espressa in qualche modo. Se però la legge determina che un modo deve essere quello e solo quello, o una forma minima ci vuole affinché il contratto sia valido, e allora abbiamo la forma prevista a pena di nullità. Pensiamo, ad esempio, fatto un milione di volte, la proprietà, il contratto di compravendita di un immobile. Là deve esserci la forma scritta a pena di nullità. Attenzione, deve esserci perlomeno la forma scritta, perché è chiaramente è anche valido, perfettamente valido, un contratto di compravendita di un immobile fatta per atto pubblico, che è una forma scritta, ma contratto redatto da un pubblico ufficiale. Quello che non è ammissibile invece è una compravendita di un bene immobile che si faccia a gesti o a voce e così via. Ma il principio, come abbiamo già visto, non contraddice, cioè il principio è sempre quello della libertà delle forme. Quello che invece non abbiamo parlato per quanto riguarda il negozio giuridico è l'oggetto del contratto. L'oggetto del contratto come